Io abito al numero 19, cara signora. Com'è curioso, anch'io abito al numero 19, caro signore. Ma allora, che ne direbbe, cara signora, se ci fossimo incontrati in quella casa? È possibile, ma io non me ne ricordo, caro signore. Il mio appartamento è al quinto piano, il numero 8, cara signora. Oh, com'è curiosa, com'è bizzarra, Dio mio, questa coincidenza. Anch'io abito al quinto piano, nell'appartamento numero 8, caro signore. Curiosa, curiosissima. Incredibilmente curiosa circostanza. Nella camera c'è un letto. Il letto è coperto da un piumino verde. Questa camera, con il suo letto e il suo piumino verde, si trova in fondo al corridoio tra il water e la biblioteca, cara signora. Quale coincidenza! Gran Dio, quale coincidenza! La mia camera da letto ha un letto con un piumino verde e si trova in fondo al corridoio tra la biblioteca, caro signore, e il water! Quant'è bizzarro, curioso e strano! Mi lasci dunque dire, cara signora, che noi abitiamo nella medesima camera e che dormiamo nello stesso letto, cara signora. È forse lì che ci siamo incontrati? Oh, la curiosa coincidenza! È veramente possibile che sia lì che ci siamo incontrati e potrebbe persino darsi la scorsa notte, ma io non me ne ricordo, caro signore. Io ho una figlioletta e questa figlioletta abita con me, cara signora. Essa ha 2 anni ed è bionda. Ha un occhio bianco e uno rosso. È molto graziosa e si chiama Alice. Cara signora, bizzarra coincidenza! Anch'io ho una figlioletta, essa pure ha 2 anni, un occhio bianco e uno rosso. È molto graziosa e si chiama Alice, caro signore! Curiosa e bizzarra coincidenza! Forse è la stessa, cara signora! Curiosissimo! È davvero possibile, caro signore! Allora, cara signora, io credo che non vi siano più dubbi. Noi ci siamo già visti e lei è la mia legittima sposa. Elisabetta, ti ho ritrovata.